Però è decisivo nel ragionamento, specialmente per quanto riguarda questi versanti politici e questi versanti legati all'opinione pubblica, diventa decisivo capire una cosa. L'autorizzazione è stata verbale? È stata scritta? Verbale. La seconda questione, l'autorizzazione da parte della... Interrogatorio, dettaglia per forza di cose, perché c'è un grande interesse da questura, da questurino, ben detto. La seconda cosa molto importante, ma l'autorizzazione da parte della sovrintendente Bonomi riguardava effettivamente un solo scatto? No, riguardava il mio intervento, punto e basta, sulla statua. Quindi sulla natura di questo intervento non avete discusso preventivamente, o sì? No, abbiamo discusso vagamente che volevo io fare con utilizzare un pool bianco e che comunque dopo mi è venuta questa idea che ti ho detto e l'ho messa in pratica e così è successo. Quindi diciamo che una divaricazione fra quello che vi eravate detti prima e quello che hai fatto dopo, diciamo, un po' esiste. Ma su Repubblica la Bonomi ha appena rilasciato alcune dichiarazioni che sono assolutamente perentorie nei confronti di Gérald Brunot. Intanto dice, adesso, poche ore fa, quando ho visto che aveva questo boa di struzzo, diciamo, no? Questo boa fucsia, poggiato sull'attrezzatura, gli ho detto che non doveva usarlo e lui mi ha risposto che aveva finito e quindi che non lo avrebbe usato. Poi, in relazione a questi scatti che poi hanno fatto il giro del mondo, ne parleremo fra un attimo, Simonetta Bonomi li qualifica come una vera porcata, sottolineando che quando i custodi sono tornati a chiamarla perché hanno visto che appunto non c'era solo la foto col tulle, ma anche queste foto col boa fucsia, eccetera, e quindi i bronzi un po' travestiti, camuffati in chiave appunto quasi drag queen, diremmo, della scultura, i custodi sono tornati a chiamarmi con le mani tra i capelli. A quel punto mi sono precipitata come una furia e lo abbiamo buttato fuori. Insomma, sono tre punti abbastanza perentori, abbastanza duri. È andata veramente così? Cioè tutte e tre... No. Ecco, allora, il boa aveva detto di non usarlo? No, non mi sembra, aveva visto il boa, ma però ha detto magari che non gli piaceva tutto lì. E il fatto che, diciamo, effettivamente il fotografo della situazione sia stato cacciato fuori quando si sono visti gli altri scatti, diciamo, quando si stava procedendo agli altri scatti? No. Non è andata proprio così. E com'è andata? Cioè, ti ha detto io, com'è andata me lo tengo per me, nel senso che non voglio fare polemica con la sovrintendente, già che ci avranno già tanti problemi loro e non vorrei che andate polemiche inutili. Noi non vorremmo insistere con un fotografo di prestigio come Gérald Brunot, però naturalmente bisogna anche considerare che a fronte di una storia professionale straordinaria, sia da allievo di Andy Warhol che anche di realizzatore di incredibili ritratti anche di tanti personaggi della scena pubblica italiana, però a fronte di questo, per questi scatti, la sovrintendente calabrese rischia molto concretamente il posto. Tanti politici ne hanno chiesto la rimozione direttamente al ministro della cultura Franceschini. Ma mi sembra esagerato. E però probabilmente un contributo di verità su com'è andata. Che io non voglio entrare dentro perché non faccio un'operazione del genere né per nuocere a qualcuno o per motivi, diciamo, di politica regionale. Ecco, tutto lì. Scusami, in questo non ci voglio proprio entrare io. Certo. Mi tengo fuori, basta. Certo. Che quello che ti ho detto adesso è quello che corrisponde alla realtà, alla verità, diciamo, e niente. Però non è stato cacciato, diciamo, non è andata così. Non è stato cacciato. Perfetto, questo è molto importante chiarirlo. Ma secondo Gérald Brunot, queste foto possono servire effettivamente a ridare smalto a un'opera che comunque dal punto di vista scultoreo, artistico... Non c'è bisogno di me per avere smalto, magari servita a un dibattito.
dibattito sui bronzi, ecco, tutto, questo mi sembra importante, perché grazie ai social network e cose, la cosa si è diffusa tipo virus, e comunque se ne parla, e comunque si, diciamo, un lato di castello, c'è anche un lato di gente che incazzata, insomma, mi sembra giusto, insomma, bisogna dare un vero valore alle cose, ecco, non insomma, fare delle speculazioni. Si può fare tutto, diciamo che io ho fatto una sforzata, va bene? Bullshit, insomma, voglio dire. Ogni tanto, perché dei problemi sono altri. Certamente, e però al io vorrei finire perché devo andare. Un minuto soltanto e siamo davvero alle ultime domande. Diciamo una cosa però molto importante per noi e anche penso per l'arte di Bruno, in questo caso anche l'arte e il gusto della dissacrazione e della provocazione, che comunque di queste foto, non dei bronzi, poi indirettamente anche dei bronzi, indirettamente anche del Museo Nazionale, indirettamente anche di Reggio Calabria, hanno parlato testate straordinarie come Rilevanza Internazionale, dalla BBC all'Independent fino al Telegraph, cioè questa è una realtà. E allora ripropongo la domanda di prima, cioè... Io penso che se fossero più attenti a un'idea di marketing e cose del genere, le cose andrebbero meglio, mi sembra che sono un po' più in una vecchia logica di, che magari non funziona più, ecco. E quindi da questo punto di vista del marketing territoriale, anche diciamo foto che sono state definite foto shock come queste possono servire. Io scherzo, non è che chiaro. Poi così serio. Un'ultima questione che riguarda le polemiche sui bronzi, e non c'entra strettamente con gli scatti di Bruno. Ma lei è d'accordo con chi come Vittorio Sgarbi vorrebbe spostare a Milano per 6 mesi circa opere delicatissime oggettivamente come i bronzi di Riace, in particolare sostenendo che soltanto lì, grazie all'occasione dell'Expo 2015, queste statue potrebbero trovare milioni di visitatori? È una, dal punto di vista della promozione, è una cosa logica, o invece sono i visitatori dell'Expo che semmai devono prendersi l'aereo e venire a Reggio Calabria a vederli un po' nel loro contesto naturale, dove sono stati ritrovati alla fine? Beh, questo è interessante, guarda, perché se penso che se vanno a Milano saranno più visti da molta più gente, lì magari c'è anche la pericolosità di muoverli, sai, lì sono cose loro, io non c'entro niente, io penso che più gente le vede meglio è. Quindi anche diciamo se c'è la possibilità tecnica di spostarli non sarebbe sbagliato, insomma, secondo me. No, comunque ti volevo dire per finire, perché sì, ho un lavoro da fare, scusami, certo. Ma tu vedi, per